RSA, i primi vaccini anti-Covid a Santa Maria del Giudice. La campagna di vaccinazione lucchesia è partita dalla residenza sanitaria Don Banducci. A Viareggio le prime dosi alla RSA Pucci. Buon riposi, ma ha sbagliato anche la mamma. Il provveditore agli studi interviene sul caso del piccolo al quale non è stato dato il regalo di Natale in una scuola materna versiliese. Due residenze sanitarie a Piano Pieve. Il comune di Castelnuovo ha presentato il progetto che comporta l'abbattimento di un edificio. Il calcio, fine anno rossonero con lo sguardo al mercato. Il DS della Lucchese Daniele De Oma al lavoro per rinforzare la rosa da affidare a Mister Lopez nel 2021. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. Quindi sono partite le vaccinazioni nelle residenze sanitarie assistite in Toscana e anche in provincia di Lucca. La prima struttura scelta per iniziare le vaccinazioni sul nostro territorio è stata la residenza sanitaria di Santa Maria del Giudice. Dopo il V-Day di domenica scorsa all'ospedale San Luca sono iniziate le vaccinazioni anti-Covid nelle RSA toscane. In Lucchesia la prima struttura ad essere interessata è stata la Casa Anziani di Santa Maria del Giudice, gestita dalla parrocchia e dal Comitato Paesano. 25 anziani ospiti e 17 operatori ad assisterli. Oggi siamo molto felici di questa giornata, di essere stati individuati dall'azienda fra le prime strutture, l'azienda sanitaria fra le prime strutture che hanno aderito alla campagna vaccinale. È un momento importante e è anche un momento che premia gli sforzi fatti fino ad ora. Tutti nella struttura hanno aderito alla vaccinazione. Il personale ha aderito fin da subito con la manifestazione di interesse al 100%, quindi tutti intendono vaccinarsi, uguali gli ospiti. E quando abbiamo avuto la notizia che eravamo fra le prime strutture, siamo molto felici, ovviamente. Ma in questi mesi la RSA di Santa Maria del Giudice ha dovuto registrare casi di contagio al proprio interno? Grazie a Dio no, perché bisogna dire così, perché è stata solo una questione di ottemperanza alle procedure, ma anche di fortuna, perché se un familiare di uno dei colleghi si fosse infettato, come è successo in altre strutture, probabilmente sarebbe successo anche qui. Ovviamente sono stati mesi duri per il personale. Abbiamo vissuto con grande tensione, ma con serenità, perché ognuna di noi ha cercato di lavorare nel miglior modo possibile. Chiaramente ci siamo attenzionati a tutte le cose che ci sono state dette, abbiamo cercato di lavorare al meglio possibile. Poi, come ha detto il dottor Sensi, è anche questione di fortuna. A Viareggio la prima RSA scelta per le vaccinazioni è stata la residenza Pucci in via Trento, che ospita 20 anziani. La struttura è gestita dalla cooperativa La Salute. Anche qui c'è stata un'adesione totale al vaccino. Tra le prossime RSA versiliesi in cui sarà effettuata la vaccinazione c'è quella di Nocchia, Camaiore, sempre gestita dalla Coop La Salute. Il quadro dei contagi da Covid-19 in Toscana, risalgono i contagi a livello regionale, sono 460 i nuovi tamponi positivi che sono stati registrati nelle ultime 24 ore, quindi quasi 200 in più rispetto al giorno precedente. I ricoverati sono 1029, 7 in meno rispetto a ieri, quindi siamo su una linea di stabilità. In terapia intensiva ci sono invece 3 persone in più, 160 in totale. I decessi sono stati 23, 8 uomini e 15 donne con un'età media di 83 anni, una persona deceduta in provincia di Lucca. Andiamo sul nostro territorio, i contagi in questo caso sono 57, lo stesso numero identico del giorno precedente, 26 casi nella Piana di Lucca, 8 a Capannori e 18 nel capoluogo, 7 casi in Valle del Serchio, 2 a Barga, 2 a Borgo Amozzano, 1 a Castelnuovo Garfagnana e 2 a Castiglione Garfagnana, 24 casi in Versilia, 7 a Camaiore, 1 a Forte dei Marmi, 6 a Massarosa, 3 a Seravezza e 7 a Viareggio.
Cambiamo argomento, il caso del bambino di una scuola materna versiliese al quale le maestre non hanno dato il regalo di Natale che hanno invece consegnato a tutti gli altri bambini, una vicenda che è stata resa nota dalla madre del piccolo sui social e che ha avuto rilevanza nazionale. Le maestre prima si sono giustificate dicendo che il bambino durante l'anno si era comportato male, poi ovviamente si sono dovute scusare e hanno detto che rimedieranno. Il provveditore Buonriposi ha comunque avviato un'inchiesta interna, non escludendo provvedimenti contro le insegnanti. Nel commento che vi trasmettiamo però il provveditore ha sottolineato che la madre del piccolo ha sbagliato a ricorrere ai social. Sentiamo. Allora, dobbiamo permettere che queste due insegnanti sono docenti di lungo corso, quindi che hanno un'esperienza alle spalle e mai hanno avuto episodi di questo tipo e hanno sempre svolto bene il loro lavoro. E noi abbiamo dovuto, proprio anche per queste ragioni, aprire un procedimento, quindi fare una contestazione per capire bene come si sono svolti i fatti. Certamente il dato di per sé non è positivo, perché questi metodi non sono i metodi che adottiamo nella scuola italiana, non rientrano nei nostri regolamenti, nelle finalità che ci diamo, nei piani dell'offerta formativa, quindi sappiamo che come principio base non dobbiamo mai umiliare bambini, soprattutto quando parliamo di bambini molto piccoli. Dobbiamo però dire anche che se le maestre hanno sbagliato, sicuramente anche la mamma di questo bambino ha sbagliato nel metterlo in pasto ai social. Quindi sappiamo che queste cose poi rimangono nel tempo, negli anni, rimangono gli articoli, e quindi se è stato fatto un danno è stato aggiunto un altro danno. Però alle maestre era meglio se si confrontava con le insegnanti. So che ha parlato con la preside, che l'aveva tranquillizzata e che avrebbero messo in atto anche delle azioni, diciamo, riparatorie. Le maestre si sono scusate, lo hanno fatto anche pubblicamente. Dispiace che però a un danno sia stato aggiunto un altro danno grave per questo bimbo. Cambiamo argomento. L'ex capogruppo del Partito Democratico a Lucca, Renato Bonturi, ha rassegnato le dimissioni da consigliere comunale. Lo ha annunciato lo stesso Bonturi martedì sera in consiglio. Le dimissioni sono dovute a motivi di lavoro. Bonturi, infatti, che lavorava al comune di Quarrata, tramite mobilità è diventato dipendente del comune di Lucca, condizione incompatibile con la carica di consigliere nello stesso comune. Ci spostiamo adesso in Garfagnana per un progetto del comune di Castelnuovo che porterà alla realizzazione di due nuove residenze sanitarie assistite. Questo è l'edificio che verrà finalmente abbattuto per far posto ad una nuova struttura che ospiterà due RSA, mettendo così la parola fine al degrado estetico ed ambientale di quest'area che si trova proprio all'ingresso di Castelnuovo per chi arriva dalla variante nord. L'ambizioso programma è stato presentato dal sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, che ha illustrato nei dettagli tutte le fasi della complessa operazione. È una grande opportunità per tutta la valle, si rafforza la struttura sociosanitaria del territorio, soprattutto verso la popolazione anziana, ma grazie ad una struttura che avrà caratteristiche sanitarie importanti, quindi non sarà una RSA tradizionale, ma avrà un'inclinazione fortemente orientata verso la clinica. Sono 120 posti letto, sono 80 posti di lavoro e quindi delle opportunità per il territorio veramente notevoli. All'incontro hanno partecipato, oltre ai tecnici comunali, anche il vice sindaco Bechelli e l'assessore alla sanità Patricia Tolaini, con loro anche il team che rappresenta la parte degli investitori. Ecco i motivi sul perché della scelta di investire in Garfagnana. Perché dall'analisi dei dati è un territorio dove si registra un deficit di offerta socioassistenziale, 200 posti letto su 15.000 abitanti over 65 anni, quindi un tasso di copertura dell'1,4%, molto di sotto degli standard nazionali ed europei, il che ha portato a dire che c'è una domanda latente che richiede di essere soddisfatta. Il progetto ha già avuto anche il via libera della conferenza zonale della sanità dei sindaci della Valle del Serchio, rappresentata per l'occasione dal presidente Francesco Pioli, per cui possiamo considerare partito da questo mercoledì l'iter realizzativo, che vedrà un investimento di circa 10 milioni. La struttura sarà operativa non prima di 15 mesi.
Proprio nell'occasione della presentazione di questo progetto, Luca Galeotti ha raccolto una dichiarazione di Francesco Pioli, presidente dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci della Valle del Serchio, su questo particolare momento che riguarda la pubblica sanità. Sentiamo. Siamo arrivati alla fine di un anno particolarmente difficile, un anno che ha cambiato le abitudini a tutti, a noi amministratori, agli operatori sanitari e anche ai cittadini comuni. Siamo nel mezzo della pandemia, speriamo di uscirne prossimamente con l'arrivo dei vaccini, abbiamo la speranza che cambi tutto e si ritorni a una vita normale come prima. Questo è proprio un augurio. Approfitto sentitamente per ringraziare proprio in maniera pressante, sincera, gli operatori sanitari, i medici di base, i medici ospedalieri, gli infermieri, gli operatori del distretto sociosanitario, dell'RSA, i volontari delle ambulanze e della protezione civile, che con la loro opera hanno cercato di alleviare le difficoltà e i disagi di questo periodo. Voglio sottolineare la professionalità e l'umanità di questi operatori che nei momenti più difficili sono stati di sostegno e di supporto verso i cittadini contagiati da questo male. Soprattutto coloro che erano decenti in ospedale li hanno sostenuti col sorriso, con un'umanità per alleviare la mancanza e la privazione della presenza degli affetti familiari. Cambiamo ancora argomento, ci spostiamo a Firenze per la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. La democrazia in Toscana non si è fermata, nonostante il Covid. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo nella conferenza stampa di fine anno, promossa insieme al vicepresidente Marco Casucci in rappresentanza di tutti gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio. In poco più di due mesi, la neoeletta assise regionale ha tenuto 14 sedute di aula, con un tasso di presenza dei consiglieri pari al 99%. Sulla scorta di questi primi riscontri, il presidente Mazzeo ha obiettivi ambiziosi per l'anno che si sta per aprire. Noi ci siamo posti l'obiettivo di fare di questo luogo del Consiglio regionale il luogo per dare voce a chi non ne ha, per farne la casa di tutti i toscani. Per questo nel 2021 ci poniamo l'obiettivo che il Consiglio regionale della Toscana diventi il Consiglio regionale più digitalizzato d'Italia. Questo serve da un lato per far lavorare meglio i colleghi consiglieri, ma soprattutto un modo per aprire all'esterno il Consiglio regionale, per dare a tutti l'opportunità di seguirci, di porci sollecitazioni, di darci anche stimoli per il nostro lavoro. Altri obiettivi del Consiglio regionale per il 2021 saranno quelli di un rapido accordo sugli obiettivi del Recovery Fund e soprattutto la creazione di una commissione di idee per la Toscana del 2050, composta dai rettori delle tre università toscane, più i direttori di Sant'Anna, Normale e della Lucchese IMT. Perché mentre la politica si occupa dell'oggi e del domani, ha detto Mazzeo, una squadra di esperti possa tracciare la strada verso il dopodomani e il futuro. Noi TV saluterà l'arrivo del nuovo anno con uno spettacolo, con una serata in diretta dalla ex cavallerizza di Lucca. Vediamo il servizio. Sarà un capodanno del tutto particolare, aspettiamo questo 2021 con ansia, non possiamo festeggiare, l'associazione Don Baroni quest'anno ha dovuto rinunciare al palco di Piazza San Martino, ma non alla festa di San Silvestro. Siamo nei locali dell'ex cavallerizza che domani sera a partire dalle 22 e fino alle 2 del mattino vi accompagneranno, insieme naturalmente a noi TV, in quello che è l'arrivo del nuovo anno. Alle mie spalle le prove degli Abradirim italianissimi che insieme a tante altre sorprese allieteranno la serata. Ci sarà la premiazione del Lucchese dell'anno, ci sarà la premiazione e il saluto al sindaco, all'arcivescovo, tutto quello che siete abituati ad avere la notte di San Silvestro in piazza San Martino lo avrete da qui. Non ci sarà il pubblico, ci saremo noi con le nostre telecamere e con le nostre persone ad accompagnarvi, a voi che seguirete da casa, fino all'arrivo del nuovo anno. Con me c'è Emanuela Gennai che condurrà la serata e alla quale lasciamo la parola.
Quest'anno sarà un capodanno diverso dal solito, molto diverso, ma noi lo vogliamo festeggiare, vogliamo dare il benvenuto al nuovo anno in un modo molto diverso. Lo faremo con tutti voi, con tutti i lucchesi e non solo, in uno studio televisivo, in uno studio veramente pazzesco. Quindi sarà un anno veramente particolare questo, per ovvie ragioni. Grazie, mi raccomando, vi aspetto tutti quanti dalle 22 fino alle 2. Grazie. E vi ricordo che potete inviarci i vostri videomessaggi di auguri da registrare in famiglia, saranno poi messi in onda durante la diretta di Capodanno. I vostri video possono essere inviati tramite WhatsApp al numero che vedete comparire nelle notizie che scorrono nella parte inferiore del nostro schermo. È tutto per questa prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo torniamo con lo sport.